Eccoci qua! Buon pomeriggio! E se non ci dovessimo vedere, buonasera e buonanotte. Esatto. Ciao Lucio! Diceva Truman Show. Ciao Sara. Che ce fai qua? No, aspetta, che mi metto così. Che non mi sono sistemato bene oggi. Quindi, che giorno è oggi? Oggi è venerdì, è beverdì, oggi è beverdì 22 ottobre 2021. Sono le 17:33 e questa è la chiacchierata numero 292. Eh già. Potresti tatuartelo, giusto perché c'hai pochi tatuaggi. Beh, non sono tantissimi, sono 11, ma la maggior parte sono piccolini. Allora niente, allora Però ci penserò, ci penserò. Aspettiamo di arrivare alla diretta numero 10.800.292 Sì? e poi dopo così almeno ti prendi un bel pezzo di braccio, di Ma gamba. tutta Esatto. la schiena. Allora, ti faccio la domanda clou. Quando e dove ci siamo conosciuti? Qua andiamo indietro di un tot, secondo me. Sì, allora in realtà la nostra conoscenza è un po' nebulosa, nel senso che ci siamo conosciuti anni fa, credo, nel negozio di elettronica del mio ex ragazzo, ma non sono sicura. Forse Può ancora prima. essere Sì. ancora prima. Tu cosa ti ricordi? No, lì sicuramente, però non lo so se a livello carnevale c'eri già nel giro dei carri e quindi No, no. Non allora è il niente. mio dei cardi, Allora assolutamente. battezziamo quel periodo lì. E poi Sì. ci siamo rivisti domenica scorsa con un flash di quelli, ho detto. No, aspetta, e poi te sei andata verso le foto e racconta cosa è successo. Niente, sono andata verso le foto, ho letto il tuo nome e il tuo cognome, ho detto, ma io lo conosco. Poi ti guardavo e dicevo, ma quello che conoscevo io, che si chiamava così, aveva i capelli corti e la barba corta. E invece ritrovo questo ragazzo con i capelli lunghissimi e la barba lunga e dico, ma è lui? Ma tu sei Lucio Russo, ci siamo già visti? E dopo abbiamo capito che in realtà ci conoscevamo già. Ho avuto Solo una che ci sono saltati mutazione. un po' degli anni Esatto. significativi per entrambi, secondo me. E ci siamo rivisti alla galleria Il Rivellino di Maurizio Ganzaroli, cioè di gestita da Maurizio, e praticamente secondo me si erano passati già 5, 4, 5 anni almeno, 6 che non ci siamo visti. Sì. E io ti conoscevo come fotografo già all'epoca. È una In vita realtà, ormai. E una vita. io non sapevo invece che tu facevi poesia. Ma in realtà fino al 2015 non lo sapevo nemmeno io. Cioè, proprio dichiaratamente, in realtà scrivo da quando sono ragazzina, però dichiaratamente dal 2015-2014 ho iniziato a pubblicare qualcosina, ho vinto un concorso e così, ma poi ho anche diversi romanzi nel cassetto e sto solo aspettando il momento propizio. Cosa ti spinge a scrivere, a mettere nero su bianco quello che hai dentro? Cosa mi spinge? Secondo me scrivere è concretizzare un pensiero, un'emozione, e renderla visibile a tutti, tangibile. La scrivi, è come un tatuaggio impresso sul foglio, invece il tatuaggio è impresso sulla pelle. Forse anche per quello che mi piacciono i tatuaggi. Li faccio sempre in periodi particolari della mia vita. E la stessa cosa è scrivere. Quando tu scrivi è come se rendi reale e concreta quella cosa, visibile a tutti. C'è, esiste. Io adesso metto le foto e tu le commenti Ah, anche. Frenna! Bellissimo. È bello,
È stato bellissimo. Quella lì è stata una collaborazione fatta al villaggio di Natale con il gruppo degli artefatti, un gruppo artistico di cui faccio parte, e dovevamo intrattenere i bambini mentre scrivevano le lettere per Babbo Natale. E quindi mi dissero: ma ti va di leggere qualche libro ai bambini che devono scrivere con i genitori la lettera di Babbo Natale? Sì, assolutamente, solo che loro non credevano che io lo facessi proprio in maniera professionale. E mi sono presentata truccata e acconciata come una renna. E tutti sono rimasti stupiti, perché a me mi piace tra l'altro travestirmi, truccarmi. E è stato molto divertente. La prof renna, sì. Infatti, poi io stavo pensando dopo la domenica che ci siamo visti lì a Ferrara, che io Sì. praticamente non so niente di te in realtà. Sì. E quindi ho detto, Adesso entriamo in questo meraviglioso mondo. È complesso. colgo l'occasione per scoprire che ti piace il sangue. Ah, sì. Quello Sì. che sa da Amarena. Soprattutto nella Fiorentina, sì. Esattamente. Allora, diciamo che fin da piccola ho avuto sempre la passione per i film horror. Della serie che proprio a 7-8 anni iniziavo a guardarne di abbastanza cruenti, e avevo un po' quel timore: non guardo, guardo, non guardo. Poi alla fine, insomma, mi sono innamorato di film horror. E dal circa 2018 ho iniziato a far parte di diverse associazioni, diversi gruppi che organizzano eventi horror. Qui, per esempio, sono a Cervia, al Labirinto d'Edalo, e fanno quattro date, di solito concentrate nel periodo estivo. Lo chiamano Labirinto di Dedalo Horror, e è proprio un evento horror dove all'interno di questo labirinto di Gran Turco vengono sparpagliati una cinquantina di figuranti di diverso tipo. Ci sono gli zombie, i lican, ci sono i demoni, i vampiri, insomma tutto quello che riguarda la sfera horror. E tu entri in questo labirinto e devi trovare l'uscita poi. E quindi, insomma, mi diverte molto questa cosa, anche perché mi piace imparare nuovi tipi di make-up. Adesso sto cominciando a fare le ferite 3D, per esempio, cosa che non è per niente facile. E quindi, insomma, ho portato questa passione dell'horror proprio a... Vedi, qualcosa di concreto, devo sempre concretizzare quello che sono i miei pensieri, le mie emozioni. Ed è molto divertente, anche perché le persone hanno bisogno di emozioni forti. Perché oggi come oggi, credo che l'abbiamo visto tutti, le persone sono un po' infelici, Molto. sono un po' anestetizzate, perché sono prese da oneri, doveri, lavorativi, familiari, fiscali. Sono molto compresse le persone e hanno bisogno di emozioni forti, qualcosa che magari anche le faccia spaventare e poi ridere, perché alla fine è questo: ti spaventi, ma poi ridi. Intanto è arrivata Emanuela Morini da Ravenna, quindi secondo me lei conoscerà il labirinto di Dedalo, perché è lì vicino, da Cervia a Ravenna. Può essere, ti dico solo che la penultima edizione era uscita anche sul giornale, ci sono state 1.000 entrate. Quindi è stato circa dalle 9 alle 24, forse l'una di notte. Comunque sono tante 1.000 entrate. È un gruppo molto ben appiattato, tra l'altro, il nostro. Molto bello. Anzi, consiglio di fare questa esperienza.
Ma non No, solo le piace loro. io non riesco né a correre. Se vuoi, io posso far paura, cioè non devo mettermi Attenzione, attenzione, noi non corriamo dietro, Non possiamo né toccare, giusto appunto proprio in questo periodo, ancora peggio, non possiamo né toccare, ecco. Ecco, faccio Mi così perché Ilaria, ricordavo Ilaria dice: Lucio, però devi fare qualche luce migliore. Perché io adesso che sono le 5:43, uno si accorgerà che man mano la stanza dietro andrà in penombra, in ombra, totalmente al buio. E allora io farò così alla fine. Lucio, ma l'hai detto agli spettatori che dopo la visione di questo video, dopo 7 giorni, moriranno? No. Ecco, Adesso diciamo adesso. vedrò l'impennata verso il basso dei numeri. lo dovevamo dire. Dicevi, la gente è attratta, cioè attratta, no, però deve sentire Questi sono i della miei due colleghi, molto rispettabili come puoi vedere. Però nessuno c'ha la barba. Beh no, dai, un pochino, sì. Sicuramente non io, ancora no. È arrivato anche Maurizio che ti saluta. Ciao Maurizio! E mi dicevi lì a Ravenna, a Cervia, scusa, è un evento. Altri eventi sempre di vampiri. A cui sei stata? Ah, adesso io tra l'altro farò pubblicità a una ragazza delle tue parti, perché si parla di cento. Tu conosci Lisa Lambertini? Sì, La conosci? abbiamo chiacchierato quest'estate della sua trilogia. Io sono anche dentro. Nominato nella quarta di copertina perché sul primo romanzo la foto che c'è nella quarta di copertina è mia, il suo ritratto. Hai capito? E niente, io diciamo che ho iniziato ad entrare nel mondo cosplay dei vampiri proprio grazie a Lisa Lambertini. Sì. Perché sono onesta, non avevo, inizialmente non avevo letto i suoi romanzi. Vedevo questa persona che girava con un corteo di vampiri, letteralmente. E molto molto realistici, molto molto realistici. E poi dopo, chiedendo informazioni, ho acquistato i suoi romanzi, li ho letti, mi sono innamorata e lei una volta per scherzare mi dice: "Sa, ma perché non decidi di far parte anche tu del Vampire Lab, il famoso Vampire Lab, della nostra famiglia, il nostro corteo?" E inizialmente dissi: "Ma non lo so, boh, forse." E poi in realtà andai direttamente dalla sarta, mi fece fare il vestito e dopo iniziai a fare la vampira per Lisa Lambertini. Quindi devo ringraziare fondamentalmente lei, perché dopo è seguito Cervia, però prima è partito tutto con Lisa Lambertini. E ti sei innamorata di Armedio? Assolutamente sì. Mico Cattani. Tu pensa che io ho fatto le foto per lei all'inizio, quando si andava al rifugio, quando siamo andati un'estate dove c'era a Castello d'Argine la piscina, che hanno fatto un altro evento lì. E in altri posti le facevo le foto io, ma andiamo indietro parecchi anni. Dice Ilaria: non ti è mai capitato che qualcuno che si sia talmente infilato nel personaggio tanto da fare gesti inconsueti? Tipo, Secondo me che ha morso il collo di qualcuno. sì, beh, in realtà è capitato a me da spettatrice che uno dei vampiri di Lisa Lambertini
Stefano Manderioli mi abbia morso veramente sul collo. Sì, vabbè, ma Stefan è Da Stefan. lasciarmi il segno, ma l'ha fatto con tutte, con Sì, tutte. ma tu pensa che Stefan eravamo in classe insieme dalla prima media, quindi ci conosciamo. Insomma, lo stampo è quello, deve essere capitato qualcosa a scuola lì in quel frangente, Sì, perché te anche perché Abi, cioè lui è nativo da pochi chilometri dalla casa di Dracula, quindi del castello di Dracula, quindi che uno non è che deve fingere, deve essere realistico, no? esattamente. Comunque, tutte persone fantastiche, veramente. Fantastiche. Cioè, proprio anche a livello umano. Sì, senza i denti sono persone normali. Esatto. Allora, qui si uniscono due mie passioni. I set fotografici post-apocalittici. Mi piace molto la realtà post-apocalittica e l'urbex. Sai cos'è l'urbex? Io sì, tu spiegalo agli altri. Urbex significa andare a visitare i luoghi abbandonati. Luoghi abbandonati possono essere di diverse tipologie. Possono essere delle ville diroccate, ma che presentano ancora degli affreschi. Possono essere delle fabbriche abbandonate, delle chiese sconsacrate, dei tratti di ferrovia, dei treni abbandonati. Qualsiasi edificio abbandonato, esatto, esattamente, qua siamo in una chiesa. Sì, è l'armadio di Narnia, quello lì. E da lì sono entrata a Narnia, bellissimo quel posto. Come puoi vedere, ci sono affreschi sia nelle pareti laterali che nel soffitto. Ti assicuro che quando entri in quelle stanze, che di solito sono completamente prive di arredamento, ovviamente, rimani a bocca aperta. Cioè, in quella stanza lì io mi sono quasi inginocchiata e mi è quasi scesa una lacrima, perché è molto coinvolgente, molto bello. Soprattutto perché mi è stata fatta la domanda: ma se ti piacciono così tanto gli affreschi, le ville affrescate, ma perché non vai a vedere i musei? Certo che vado a vedere i musei, però vuoi andare in un museo dove ci vanno tutti e sai già che cosa c'è perché magari è uscita la rubrica, è scritto su dei siti d'arte, e andare in un luogo che non ha visto praticamente nessuno se non qualche urbexer come me. È tutt'altra storia. E poi soprattutto è bello perché in quei frangenti lì vedi come la natura si riappropria del territorio. Magari vedi, non so, per esempio, vedi questo bellissimo cancello tutto lavorato con l'edera tutta intorno, oppure un fico che c'è cresciuto davanti. Sì, esattamente. È bellissimo. Almeno a me piace tantissimo. E a livello sicurezza? A A livello, scusa, non ho livello capito sicurezza, la domanda, non ho capito la domanda, non si sente bene. A livello sicurezza, ovviamente a livello sicurezza ce n'è poca, anche perché a volte ti trovi, per esempio, in un secondo piano dove sì, i pavimenti non è che sono proprio tanto sicuri, Per esempio, ti faccio un esempio. Che non è soltanto stabilità dell'edificio in sé, è anche accederci il problema, perché a volte trovi proprio una giungla di rovi. La mia amica Ilari, che se non sbaglio è collegata, mi sembra che l'hai citata prima, lei lo sa bene perché una volta sono andata a fare Urbex con lei ed erano pantaloncini corti e c'erano solo rovi. Sono data una rovinata di gambe che sembrava che fosse entrata in una colonia felina di gatti mannari.
E quindi insomma, anche accedere a volte è difficile. Faccio un esempio, ero andata via con questo gruppo di amici appassionati e dovevamo entrare in questa villa e io feci il giro di tutto il perimetro, ma si parla di tanta strada e ero entrata in questo boschetto dove c'erano le mura e diciamo in questa stradina che non c'era nel boschetto, ho preso del filo spinato con le gambe. Quindi sì, può capitare di tutto. Però è bello Alla perché. fine hai i segni di guerra Sì. sul corpo, ma e la soddisfazione dentro. Eh sì, no, è proprio è bello anche quel piacere della conquista, cioè arrivi, magari è un posto difficile, 9 su 10, ce la fai, entri e poi vedi anche delle cose meravigliose e hai una grande soddisfazione. E Però pensare che già. posso capire che per alcuni può essere una pratica strana. Però vedi cosa fanno anche gli urbexer, cioè poi fanno le foto e sono luoghi che sono completamente dimenticati, a volte proprio anche dalla storia, ci sono delle ville magari storiche che sono state cancellate completamente, non se ne sa nulla. E le altre persone magari possono vedere queste ville tramite le foto che poi pubblichiamo noi. Poi c'è qualcuno magari che si interessa e dice: ma dov'è questo posto? E magari può andarlo a vedere, ecco. Ti saluta anche Elena Olga Mangone. Ciao! Ma pensare chi ci ha abitato dentro, e va bene che tu fai il discorso della vampira, quindi potresti essere abituata ad aver paura, no? Ma c'è Sì. stato un momento in cui magari era tutto in silenzio e hai detto: ma è meglio che esco oppure continuo e vado avanti? Allora, all'inizio avevo iniziato a fare urbex da sola, poi dopo ho trovato per fortuna amici appassionati e si va via di solito in coppia o in quattro, in cinque. Ma anche quando andavo via da sola, cioè, ero ben consapevole che magari se dentro c'erano ancora degli oggetti o dell'arredamento, per esempio, fatiscente, cioè è normale che il legno abbia il suo momento di scricchiolio. Cioè, il silenzio assoluto non c'è mai in nessun posto. Quindi sono consapevole del fatto che se sono in quel posto, magari un po' anche al buio, e sento dei rumori, non vado a pensare, oddio, c'è una presenza, oddio qui, oddio là, ma penso c'è un movimento strutturale, c'è il cedimento del legno, c'è questo, c'è quell'altro, può essere anche un animale, perché spesso ci siamo trovati pipistrelli, che io adoro tra l'altro. I pipistrelli ci sono trovati, dei fagiani che sono volati via all'improvviso. Quindi diciamo che no, tendenzialmente io non mi spavento, però posso capire che magari una persona impressionabile, sì, quello sì. E questo era molto creepy. Lamento, l'ho fatto apposta. Sì, era molto difficile. Che cosa ti spinge a rivivere magari gli stessi posti di persone che non conoscerai mai? Cosa mi spinge? È un'estrema curiosità. C'è il
L'imperativo che mi fa vivere personalmente è la curiosità, è la voglia di sperimentare, di provare. Quindi quello, la curiosità. A volte può succedere anche che in Urbex trovi delle foto in bianco e nero, delle foto molto vecchie. E le guardi e cominci a farti, come tutti siamo esseri umani, ci facciamo delle domande: ma chi erano? Cosa facevano? Perché è stato abbandonato tutto lì? Cosa gli è capitato? Poi magari dopo, facendo una ricerca in internet, qualcosa trovi, qualcosa non trovi per niente, quindi quelle domande rimangono. E solitamente quando trovi qualcosa che ti può piacere, lo lasci lì, da far vedere alle altre persone che ci passeranno. Cioè, Allora, come è stata lasciata l'abitazione, dovrebbe rimanere lì intatta, no? ti dico sinceramente, mi è capitato in alcune fabbriche di portarmi a casa delle rondelle, dei manometri. Perché? Perché io creo degli oggetti steampunk e quindi vedevo quella cosa che mi piaceva, la prendevo, ma si parla di cose molto piccole, degli ingranaggi arrugginiti. Quando trovi invece proprio l'arredamento, perché c'è in alcuni posti, lo lascio così, non lo tocco, non lo, al massimo sposto qualcosa per fare una foto particolare, ma poi lascio lì dov'è. Perché so proprio che dopo di me arriveranno altri. E quindi è bello che loro possano trovare delle cose che ho trovato io e altri hanno trovato prima di me. Io devo ringraziare anche gli altri prima di me che hanno lasciato quelle cose lì. Purtroppo non è sempre così, perché se hai fatto qualche ricerca e visto. Ci sono stati dei posti che sono bellissimi, fantastici, che sono stati non solo, non c'è stato solo un furto, sono stati proprio vandalizzati, che è la cosa più brutta, perché a parte le scritte, che quelle sono male minore, incendi, spaccano le vetrate, se ci sono. Non so, dei mobili con delle ante di vetro, spaccano, buttano per terra tutto, distruggono tutto, quello è bruttissimo. C'è una totale mancanza di rispetto e non ha senso. Non ha assolutamente senso. E purtroppo sta capitando di frequente questa cosa. Ma anche a me capita a volte di rifare dei posti che avevo fatto in precedenza. Di un anno prima, 2 anni prima, e vedo proprio un cambiamento in peggio, che fa male, cioè fa proprio male quando vedi queste cose. Perché Perché? dei Come? matti in giro ce ne sono tanti, no? Sì. lo sapevo che ti collegavi in qualche modo, quello posto. Allora, bellissima esperienza, molto molto, sì, segna parecchio, anche perché non si sta parlando di un romanzo, ma si sta parlando di vita vera, che alcune persone purtroppo hanno vissuto. C'è stato un fotografo. Doveva fare un set fotografico con due persone e queste due persone hanno avuto un imprevisto. Allora chiede in giro e fanno il mio nome. Non so perché, cioè, ti sembra? Fanno il mio nome e mi chiede se volevo fare delle foto un po' particolari. E io, cioè dovresti fare la matta. Nell'ex ospedale psichiatrico di Rovigo. E ho detto, va bene, cerco un attimo di creare un outfit, andiamo a fare le foto e è uscito, secondo mio parere, un lavoro bellissimo di questo fotografo che poi in realtà
ha pubblicato solo alcune foto, perché vorrebbe proprio presentarlo a dei concorsi, fare una cronostoria, proprio c'è una storia dietro quelle foto, una sequenza storica proprio. E il fotografo si chiama Valentino Brunelli, credo che sia o di San Giorgio o di San Pietro in Casale, non mi ricordo adesso il momento. Molto bravo, è stata la sua prima esperienza in questo settore, diciamo. Faceva foto di moda, di eventi, ma in questa tematica sì, è stata la sua prima volta, come la mia prima. Abbiamo fatto le foto dentro i diversi ambienti dove queste persone erano ricoverate. Soprattutto la zona delle camerate è stato ad alto impatto emotivo. Vedere tutta questa fila di letti, ci sono anche le scarpe, i comodini. Come mai? Perché diciamo che quelli erano luoghi di cura, ma dove si creavano dei nuovi traumi, purtroppo, perché lo sappiamo tutti come venivano gestiti i manicomi. Anche, insomma, i diversi tipi di terapie. E quindi diciamo che è uscito questo progetto e sono stata molto contenta di farlo. Alla fine sì. Inizialmente sì, non ero tantissimo convinta, non l'avevo mai fatto, però ho detto, vabbè, proviamo. Ilario dice: ma che sveglia sta ragazza. Come mai che trai beneficio da cose negative, tipo il sangue, tipo la follia, tipo l'abbandono, tipo il resto? Allora, io lavoro nel sociale, lavoro da 16 anni con disabili psichici e secondo me c'è una grande confusione in merito a come si concepiscono queste persone. Io vedo sì dei lati negativi, ma vedo anche tanta bellezza. E vedo la particolarità. Sono persone uniche. Noi ci uniformiamo. Ed è male. Loro invece rimangono uniche e questa cosa mi piace molto. Poi io tendenzialmente sono una persona che tende a trasformare il negativo in positivo. Anche quando mi capitano, non so, dei problemi, dei disagi, ci rido sopra e cerco di ribaltare completamente la situazione. Cioè, è come se traessi vantaggio da quella cosa. È proprio un mio lato caratteriale. Ne conosco un altro che c'ha la barba. E perché dico sempre io, i problemi Adesso vanno. siamo nella penombra. Sta arrivando, hai visto il buio? Sì. E io dico sempre, i problemi, una volta che si presentano, ovviamente quelli affrontabili, gli altri sono affrontabili anche quelli, magari ci vuole un po' più di tempo. È Esatto. inutile prenderli e buttarseli dietro la schiena, perché poi ti arriva il secondo, il terzo, il quarto, e poi dopo ti sovrastano e non riesci più ad affrontarli. Invece, man mano che ti arrivano davanti, dietro, di fianco, da tutti i lati, perché ogni giorno ci sono dei problemi, piccoli o grandi che siano, uno ci si mette lì come quando attorcigliano i fili delle cuffie del cellulare, degli auricolari, ti metti lì e cominci a srotolare tutto, no? Piano piano, Sì, perché diversamente non ci si salta fuori.
Esatto, la penso uguale. E col fatto, dicevi, dei disabili psichici, è solo il metodo di comunicazione che cambia. Assolutamente. Anche i filtri che hanno sono diversi. Loro sono senza filtri, dicono esattamente quello che pensano, quello che vedono, lo comunicano. Noi invece abbiamo tanti filtri inutili, alcuni giusti, però sicuramente non ci rendono veri nei confronti di chi ci sta guardando. Come io dico sempre, i malati di Alzheimer, poi stiamo toccando vari punti così. Quando c'era mia nonna che diceva: "Oh, io vejo passare quel don", no? Che per chi non è di cento e limitrofi, ho visto passare qualcuno, le solite ombre che dicono. Magari io ho sempre pensato: siamo noi che non riusciamo a vedere queste ombre. Perché una volta che la testa si scollega da dove siamo, da questo mondo, anche solo per una frazione di secondo, è possibile vedere qualcos'altro. Poi non mi ci addentro in questo argomento perché potrei aprire un mondo dovuto a... quando sto male a livello fisico per blocchi, per ematomi interni, cose così, che dopo 5, 6, 7 giorni sveglio, notte e giorno, vedi mondi inesplorati. Ma non perché uno si fa di antidolorifici, proprio perché la psiche umana dopo tot giorni cioè, come si dice, quando non vai a letto e il corpo non si riposa, vedi del non pseudo allucinazioni, ma non sono allucinazioni. Io sono convinto che c'è qualcos'altro. Beh, William Blake diceva, mi sembra, succinto, ma spero che sia corretta, quando le porte della percezione saranno aperte, la realtà ci apparirà per quella che veramente è infinita. Quindi sì, è proprio la percezione. A volte noi, proprio forse per essere accettati dal punto di vista della società, noi mettiamo dei limiti, ma probabilmente sì, l'essere umano potrebbe davvero essere di più. Ti ricordi su Matrix quando dice: "Perché vuoi pensare che il cucchiaio si pieghi quando invece sei tu che è sufficiente che guardi in maniera diversa, il cucchiaio si piega da solo?" E quello, io ho fatto una foto con il cucchiaio piegato e ce l'ho come icona di Google. E mi sono divertito un sacco perché, ma come hai fatto? Come hai fatto? Prendi un cucchiaio. Se noi fissiamo un punto, io quando faccio le foto, prima osservo, poi scatto. Se tu ti fissi un punto, automaticamente gli occhi vanno un po', diventano strabici o qualcosa, a tal punto che si sdoppia questa cosa che vedi. Quindi qualcosa c'è. Assolutamente. Assolutamente, che sia qualcosa di fisico, biologico, che sia qualcosa di più profondo, animico, comunque qualcosa c'è. Sì. Tra l'altro questa foto me la scattò Ilaria Sana, che è una bravissima fotografa, e proprio recentemente, adesso, alcune sue fotografie in mostra a Rivellino con te, Di fronte alle mie, sì. di fronte alle tue. Esatto. Mentre io faccio foto di spazi incontaminati, tutti all'aperto, lei ha fatto l'urbex. Sì, questa è una passione che ci accomuna, spesso io e Ilaria siamo partite, siamo andate. Esatto. E la foto di prima, per esempio, è del cortometraggio di Maurizio Ganzaroli, Aspetta qua, questa.
Esatto, che si chiama Gaia 2315 ed è un cortometraggio post-apocalittico, e dove in quel caso io ho fatto la protagonista. E le riprese sono iniziate, sono durate una giornata, sono iniziate credo a settembre del 2020, quindi un anno fa, sì. È stata una bella esperienza. Ho fatto diverse attività con Maurizio Ganzaroli. Ho fatto le cene con delitto, ho iniziato con quello. Cene con delitto all'interno di ristoranti e dove non c'era nulla di scritto, era tutto improvvisato, c'erano solo delle linee guida, poi dopo. Man mano che si entrava nella parte, si comunicava fra di noi, uscivano delle cose molto divertenti. Invece la foto che hai messo dopo. No, Ah, quella la riportiamo dopo. sì, questa è sempre una foto di Ilaria Sala e me la fece in occasione di un set fotografico steampunk. Sì, esatto. Esatto. Io all'epoca, quando feci questo set, non avevo tantissime cose steampunk riguardo proprio l'abbigliamento, però le abbiamo fatte e secondo me sono venute bene. Esatto. Poi Questo lo dopo dico ho iniziato a produrre anche qualcosa di mio, come visto puoi di dietro, vedere. Com'è? dietro di te sulla Esatto, sinistra. eccolo qua. Spostarmi qui, esatto. Ah, queste sono le due penne dei fagiani che hai trovato dentro la casa abbandonata. Esatto, quelli che ci hanno fatto prendere l'infarto. Esatto, sono morti così. No, adesso sto cominciando a creare qualcosa di mio, sempre con oggetti di recupero. Faccio un esempio, a volte mi si rompono le mollette dei panni, il filo interno di ferro lo uso per fare appunto i cappelli steampunk. Quello è un ciondolo, è un occhio di drago che ho iniziato da qualche mese a creare e lo faccio con della terracotta che si indurisce all'aria, quindi tutto modellabile e lo dipingo con diversi smalti. Il drago è un animale totem per me. Il drago con l'occhio che osserva tutto, io infatti osservo tutto e poi ha questa capacità di trasformare tutto quello che lo circonda. Il fuoco, l'elemento fuoco, la passione, a volte l'ira, però più passione. Sto guardando, eh. Ah, sì, le rievocazioni storiche. È una cosa che ho iniziato recentemente, mi hanno sempre appassionata. Cioè, noi, penso, siamo cresciuti tutti col Bundan, giusto? Sì. E lo amiamo follemente. Ecco, io. Aspetta, per chi non è della zona di Bondeno, Sì, stellata, sì. comunque nella provincia di Ferrara, spiega cos'è il Bundan, rievocazione storica. Il Bundan è una festa celtica che si tiene dalle nostre parti, dove vengono contattati diversi gruppi storici. E io appunto andavo al Bundan come spettatrice e facevo un sacco di domande ai rievocatori, perché proprio mi interessava. E recentemente con tra l'altro la presidente di questo gruppo è Tania Carandina ed è una mia collega nell'ambito horror,
Tramite lei sono entrata in questo gruppo e noi facciamo Celti dell'età del ferro, quindi 300 avanti Cristo. E ho fatto la mia prima uscita, quella è a Vicenza, purtroppo eravamo all'interno della zona fiere, però è stato molto bello. Ho tenuto lì una didattica, la mia prima didattica sulle erbe dei Celti. È stato molto bello. Tra Adesso. l'altro qui ho anche un oggetto che ho amato dal primo momento che ho visto, è il Torc. Tu me l'hai visto indosso, ce l'avevo quando sono venuta a Rivellino alla Galleria d'Arte, me lo sono fatta fare da un artigiano molto bravo. È un E il Torc, oggetto contundente quello. sì, questo fa male, fa male. Se vuoi, la prossima volta che ci vediamo puoi identificare il grado di dolore. Il torque è un ornamento che praticamente indossavano gli uomini e le donne libere. Quindi era. Lo potevano portare entrambi i sessi e identificava la libertà, ma soprattutto attraverso il materiale e la rifinitura potevi capire se quella persona era abbiente oppure no, era una persona un po' più umile, diciamo. E io, per esempio, Clan dei lupi, l'ho scelto, l'ho voluto perché il lupo è un animale a me caro. Proprio dal punto di vista etologico mi ci rivedo molto. Il lupo è sia solitario che un animale gregale, quindi fa sia parte di un gruppo ma si prende i suoi spazi. Ed è protettivo. Quindi è protettivo nei confronti dei membri del suo clan, del suo gruppo, del suo branco, ma è anche molto individuale, individualista. Adesso ti do 2 minuti di tempo per dire la prima cosa che ti passa per la testa e che vuoi lasciare agli altri, giusto perché abbiamo detto poche cose toccanti oggi. Sì. Allora, io ce l'avrei già. Spara. Allora, ti ricordi quando inizialmente ho fatto il discorso che le persone oggi non sono felici, sono infelici? Ecco, secondo me gli artisti, io non sono artista, non so perché alcuni mi hanno definita tale, ma io non sono un artista, io semplicemente sperimento. Mi piace fare diverse attività, partecipare a diversi eventi, ma non sono un artista. Però vedo, sono consapevole che l'artista oggi ha un compito e il suo compito è quello di rendere felici le persone. Ma non è intrattenimento, perché intrattenimento la TV è passivo, è proprio cercare di risvegliare quel fuoco interiore che abbiamo tutti, che è l'arte. Tutti siamo artisti in realtà, chiunque, di qualsiasi età, bambini, anziani, neonati, siamo tutti artisti, abbiamo tutti il fuoco dell'arte. Qualsiasi persona eccelle in qualcosa. Gli artisti hanno proprio il compito di, attraverso quello che loro fanno, che sia dipingere un quadro, fare l'attore, un musicista, hanno proprio questo imperativo di aiutare le altre persone a risvegliare il loro fuoco interiore, trovare il loro talento. Perché sono i talenti, è l'arte, è la creatività che ti rende la persona felice.
E tu lo sai che quando una persona è felice, di riflesso, tutte le altre intorno lo sono. Cioè, abbiamo bisogno di questo, secondo me. Se vedi uno ridere è, come si dice, ti viene anche a te da ridere. Assolutamente. Se vedi uno che è rotto, che è smorto così, ti giri e vai via. Però nella testa ce l'hai sempre. Esatto, sono le Intanto energie. è arrivato Maurizio da Roma. Progetti da domani per i prossimi 6 mesi. Da domani per i prossimi 6 mesi. Allora, progetti. Beh, sicuramente se ce ne daranno la possibilità, partecipare a qualche altro evento. Poi mi sono iscritta a un corso di teatro che dovrebbe partire circa inizio novembre. Quindi sì, vorrei provare in quel settore. Ma non per delle aspirazioni, ma proprio perché sono curiosa, vorrei sperimentare. Poi non so se questa cosa possa servire in un futuro, non lo so, nessuno lo sa, certamente. Però da qui a 6 mesi sicuramente il corso di teatro, partecipare agli eventi, poi scrivere e continuare a fare Urbex, girare l'Italia e continuare a fare Urbex. Adesso tocca a te fare una domanda a me. Tu hai girato il mondo? Mi sono limitato a Europa e Africa. Ok, pensi che continuerà nel viaggio e a fotografare? Allora, che non via... la risposta è partirei domani. Sì. Se le gambe mi tenessero, perché il problema serio è quello. Ormai i ragazzi, i miei figli sono grandi, quindi anche se mi assento un po', se la cavano da soli quasi. Però aspetto magari pochi anni che diventeranno entrambi maggiorenni e posso sganciarmi per andare a fare le foto. Però sono principalmente le gambe che devono reggere. Io ho visto che negli anni, quando dicono, e quel cagnirà, sì, è vero, perché il recupero è molto più lento rispetto a una volta. Ma ho visto che se la tenacia va, regge, io posso avere i dolori del mondo, ma vado comunque avanti. Il problema è, dato che io andavo via sempre da solo, Sì. sprovvisto di qualsiasi farmaco, quindi cioè, mi possono dare del pazzo, sì, va bene, però intanto sono felice. Come? Difficoltà 10 su 10. Sì, però io sono sempre partito per qualsiasi meta dicendo, caro corpo, evita di ammalarti perché non c'è tempo e c'è da vedere qualcosa di bello e da realizzare delle foto. E diciamo che mi ha sempre sostenuto. E sì, la struttura fisica era diversa. Cioè, una volta avevo tipo fatto un Interrail Francia-Spagna-Portogallo e quando ero a Lisbona mi è venuta una coscia così, quindi io non riuscivo più a camminare, zoppicavo e ho fatto Lisbona-Bologna tutta una tirata senza fermarmi in treno, ho fatto 58 ore di treno. Senza mai fermarmi, senza andare a letto, di continuo, un continuo, un continuo, perché dovevo tornare a casa il prima possibile. Ma ho dentro di me una di quelle storie da raccontare, bellissime, sì. Andavo avanti trascinandomi una gamba con uno zaino da 50 kg sulla schiena e tanta felicità addosso e tante foto anche.
Quindi sì, la risposta è vorrei andare in Giappone, più che altro, subito, subito, Nepal, Tibet, quei posti lì mi affascinano. Cambogia, l'America poco, se devo pensare all'America, penso all'America, America Latina. sì, quella lì, ma non quella delle grandi città. Non lo so perché, ma mi attira. A me piacciono gli spazi incontaminati e quelli che non riesci a vedere l'orizzonte, no? Però diciamo che aspetta, 22 ottobre, proviamo di aspetta, mo, 3 anni, devo tener botta 3 anni. E dopo, anche perché che non faccio un viaggio, sono ormai 15 anni. E mi manca sta cosa. Ma una curiosità, quando sei tornato dal tuo lunghissimo viaggio, con quante foto sei tornato, più o meno? Aspetta, cos'erano? 10 rullini da 36, 15 rullini, perché c'erano ancora le pellicole. E però sì, cioè, se ci pensi adesso, 15, 10 rullini da 36 sono 360, più la metà sono 500 foto, circa le fai in un giorno. Sì. Ma Allora le ho fatte in 2 settimane. Non si poteva, cioè poi se pensi quanto costavano i rullini, quanto costano i rullini e quanto costa c'era anche la sviluppare. possibilità dell'anteprima. Sì, Quello però che avevo sperato era. l'anteprima è qua. Esatto. Però sì, presto tornerò. Ho detto che voglio fare anche una cosa che stanno facendo in tanti, che è, non lo svelo, lo dirò, Dai, lo dai. dirò quando parto. Quando parto è una cosa da fare tutta a piedi. Quindi devo avere una preparazione talmente grossa che devo fare almeno 20 km al giorno a piedi. Fai Santiago, vengo con te. E adesso sì e no che riesco a fare 2 km a piedi. Però c'è da dire che è circa un anno e mezzo che io non cammino. E dovuta quell'emorragia al polpaccio dell'anno scorso, poi subito dopo alla caviglia mi hanno bloccato. Quando è stato un mese fa circa, sono riuscito a fare 6 km in giro per Bologna senza accorgermene e mi sono bloccato altri 20 giorni perché il corpo non è più abituato. Quindi devo fare 3-4 km, 4-5, 5-6, 6-7, così aumentando. Ce la farò. Ovviamente l'età non mi aiuta perché quella va avanti. Allora, se non ci sono domande da casa, ti faccio l'ultima domanda, anzi, te la faccio poi dopo se c'è qualcuno che vuole chiedere, chiede. Domani mattina mi alzo e Ah, domani mattina mi alzo. Domani mattina mi alzo e ancora non lo so. Ho diverse possibilità, tra cui anche Urbex. Oppure continuo a creare i miei oggetti. Poi passeggiata nel bosco, perché comunque la passeggiata nel bosco ci sta sempre. Vedersi con gli amici, insomma, creare diversi momenti. Comunque essere felice, questa è la prima cosa. Le modalità poi si vedono, ma bisogna essere felici. quando viene a Roma che organizziamo un set fotografico, io non lo so. Comunque ci organizziamo con tutti i romani, così facciamo un unico set. E Maurizio dice: sei pronta per il prossimo progetto, Sara? Assolutamente, sempre pronta, sempre, sempre pronta. Bene. Io ti ringrazio e Grazie a te anche a te.
domenica, non questa, quella dopo, io devo andare a ritirare le mie opere alla Galleria del Rivellino con Maurizio. Ci Sì, vediamo là. d'accordo, con piacere. E grazie Ilaria, Maurizio Ganzaroli, Maurizio Contini, Elena Olga Mangone, chi c'è? Emanuela Morini che hanno scritto e che hanno cliccato anche Alberto Marolda, Pierpaolo Venturi, Silvano Policastro, Matteo Veronesi e Stefano Trione. Alcuni so di dove sono, altri no perché sono nuovi. Bene. Ci aggiorniamo presto. Grazie, grazie a tutti, buona serata. Ciao, visto che dietro Ciao. buio, adesso sbuca fuori qualcuno così. Esatto. Ciao. 6 giorni, ragazzi, attenzione, 6 giorni, Esatto. Ciao. Così.